Sì, sarà un problema. Buongiorno. Ciao a tutti. Allora, ci vedete in mezzo al bosco perché stiamo andando a incontrarci con Giada della Spider Slick Line, che ci farà un piccolo corso full immersion per riuscire a imparare a usare la nostra Slick. Te sei pronta, amore? Io sono pronta. Ciao, Ciao. benvenuti. Allora, prima cosa, innanzitutto, per montare la Slack, selezionare i due alberi di ancoraggio e controllare anche che, insomma, il Il percorso, il terreno. terreno sia agibile, che in caso tu dovessi cadere non ti fai male. Vabbè, questi rami comunque sono vicini qui, tu non cammini vicino all'ancoraggio, siamo a posto. Vediamo cosa c'è nella busta segreta. Questo si chiama Treeware ed è utilizzato per proteggere l'albero, paraalbero, anche se chiamato, quindi lo metti qua intorno, c'è il velcro e c'è il velcro. Poi dopo si sceglie bene l'altezza e tutto qua. Questo lo appoggiamo qua e poi si mette. Un po' corto. E ci si ferma con forza. Ok, questo è il cricchetto. Sì, dopo per coprirlo e poi c'era sono lì. le Le istruzioni importantissime. Ok, la linea. Voilà. Questa linea credo sia di 18 metri, quindi vabbè, questi invece saranno al massimo 5, quindi no. La fate scorrere. C'è un altro alla fine della linea, quindi quello che si fa è si fa girare la linea intorno all'albero e la si fa passare tutta dentro, okay? In modo che si strozzi, no? Quindi adesso questa fare tutta poi una volta che si la si stringe un attimo, ma dopo poi si comunque Sono le si spine, aggiusta. Sì, esatto. Dopo si aggiusta con calma e si fa cosa importante che ha fatto adesso per avere la linea piatta, piegarla lì, la pizzicarla lì. pieghi qua e la fai andare piegata per Diciamo metà albero, diciamo. Sì, gli fai fare 10-15 centimetri di piega, così che poi quando viene tirata rimane Resta pari, dritta, se no poi si storce va bene. tutto, ok? Poi quando tu vai dall'altra parte dell'albero tieni sempre lo stesso verso, così che non ci siano giri. E adesso lascio un attimo qui. Adesso questo va bene così, tattico. Devo passare questo. Allora, il cricchetto deve stare sempre, questo è molto importante, con la pancia verso l'alto. Ok. Ok? Vedi? Questa, diciamo, Sì. è la schiena e questa è la pancia. Sempre verso l'alto, ok? Quindi fai passare sempre anche questo dentro, Il solito discorso sì, dell'altra. sempre l'asola che strozza e così via. Allora, in questo caso, siccome Anche in questo caso qua si piega. sì, esatto, però dicevo, siccome la distanza tra, cioè, la lunghezza del cricchetto, Sì. no, vedi, è molto lunga e questo qui pesa, Sì. quindi più questo è vicino al centro, più interferisce con. A volte si fa, come abbiamo fatto di là, si fanno fare due giri al All'albero, cricchetto, sì. sì. Se ce la fa, se non ce la fa, adesso mi sa che non ce la fa perché è troppo grande, scusa, forse era meglio fare questo di là. Quindi vabbè, dai, facciamo. Cricchetto pancia in su, poi si apre il cricchetto grazie a questa maniglia. Vedi? Ok. Perché qui c'è un blocco che ti blocca appunto il cricchetto e non fa più scorrere. Quindi apri il cricchetto. Poi prendi l'estremità libera della slack. Poi arriverete a montarla al massimo della lunghezza. Sì, al contrario. No, giusto. Fai passare dentro.
e poi sotto. Ok. Allora, fai passare dentro e poi sotto, in modo che quando la riprendi ce l'hai, no? Le tutto due linee che escono dal crocchetto. Poi te la tiri tutta, in questo caso tuttissima, però ovviamente più lunga la metti meno c'è da recuperare. Beh. Ok, te la tiri tutta in modo che insomma ce l'hai bella piatta. Tieni ferma la slack, le due slack, sì. E poi puoi tirare. Ci sono due sensi in cui può andare il cricchetto. Allora, okay. In questo senso qua scorre normalmente perché il dente ha la curva, no? Sì. Ce ne fare, vedi? Qui scorre, tac, senza forza. Se invece okay. Tu tiri dall'altra parte, fai girare l'ingranaggio e, la rimessi in tensione. Quindi tu vai tranquillo verso questo lato e da questo tiri. Ok. E da questo tiri. Poi la tensione, insomma... devi sempre dare qualche botta affinché si blocchi, se no magari capito, esce. Quando vuoi chiudere, hai finito di tensionare, tiri la molla, sì. In modo che questo gancio poi vada a bloccare in questo frucchetto. Okay. A questo punto la tua linea è pronta. Allora ragazzi, siamo qua e vogliamo assolutamente insegnare le basi per montare su una slackline e riuscire a tenere quella cosa chiamata equilibrio su 5 cm di linea e magari riuscire anche a fare qualche passo, chissà. Ci proviamo? Subito. Sei carico? Siamo. Dai, andiamo. Come on. Allora, con quale gamba è quella io, più forte? Il sinistro. Il sinistro, quindi sì. Io direi di andare dall'altra parte. Allora, scavalchiamo. Scavalchiamo la linea. Poi, essendo la gamba più forte, quella che parte, essere più appoggio. Coraggiosa, la appoggi esattamente dritta, con okay. Il piede che guarda alla fine della linea. Perfetto. Poi, anche le spalle devono stare dritte, ora non il petto fuori come se ci avessi le pompe, però quasi. Okay. E siamo con il busto dritto, le braccia tirate su a 90 gradi, che ti servono poi per tenere l'equilibrio. Non voglio che tu faccia questo, okay. Ma semplicemente... piedi estendi, il busto sta fermo, okay. Lo sguardo è in fondo, quindi non guardi l'albero ma guardi dove si attacca la linea, okay. E cerchi di mantenere il core attivo, quindi addominali e tutto, okay. Io ti faccio salire su, spingi forte con la gamba verso il basso, sì. Cercando di tenere il baricentro proprio sul piede, okay. E poi l'altro piede lo appoggi dove ti torna più comodo, che potrebbe essere dietro, se sei più dietro con le spalle, oppure più davanti, lo senti te in quel momento. Bene. Mi raccomando, non stare con le gambe tese sulla linea, perché poi diventa difficile riuscire a ammortizzare il colpo. Quindi, pronto? Un bel respiro e su! Ok, perfetto. Allora, prova a piegare un pochino di più le gambe e metti anche il piede dietro dritto. Bravissimo! Ok, ci sei? Respira. Sono. Ok. Posso fare un passo? Prova a fare un passo. Ok, bravissimo. Fasce belle strette. Addirittura due. Wow. Mi sento fortunato. Questo ragazzo è un fenomeno. Ha già imparato. È così semplice, ragazzi. Provate anche voi. Grazie maestra, sei fenomenale. Ok, vuoi iniziare? Proviamo? Vai, prima diciamo che lui non era proprio 0-0. Dai, ma non c'è il tempo. Abbiamo bisogno di un dimostratore. Allora, la gamba alla destra. La destra, quindi okay. Sei già dalla parte giusta. Si parte bene, sei intelligente, sei donna. Allora, gambina sopra, piedino bello dritto. Pensa a stare un pochino più vicino con il bacino, già brava la linea. Tira sulla tazza. Allora, tira sulla gamba, metti la bella dritta, avvicinati, tira su e quando fai un respiro bello forte, butta fuori e bravissima, schiaccia verso il basso. Ora puoi tenere l'equilibrio anche con la gambina che è fuori, bravissima. Quando te la senti, appoggialo davanti o dietro. Ok, iniziamo. Prova a guardare un pochino più in basso dove c'è l'attaccatura della linea all'albero, che è il punto più stabile in realtà. Ok. Allora, fai bene pressione sulla mia mano che ti poggia sulla schiena dietro. Ok. Magicamente
da sola, uh-huh. Dai, dai, sì, vuol dire che è partita la smania per provare ancora, no? Sì, sì. Verso il basso e appoggialo subito sul piede dietro. Ok, bravo, piega un po' le gambine e prova a drizzare il piede o dietro e davanti. Ok, già partita. Prova quando cammini a stare con le fasce strette e quando sei in questa posizione prova a spostare il peso in avanti. Quindi prima senti con il piede dove è la linea e appoggia magari prima la punta per essere sicura di averla vista. Sì. Prova a tenere questa gamba quando vuoi fare equilibrio morbida qua, in modo che ti serve a fare questo. Okay. Quindi c'hai questa gamba e questo braccio. Ok? Ok? Prova a stare lì ferma. È bella morbida giù la gamba. Ok. Ci sei. Quando senti che hai l'equilibrio, fai pure un passo. Dalla morbida. Ok. Piano piano. Guarda, l'importante è imparare anche a rimanere con una gamba sola in equilibrio. Sai quanto fai di muscoli, tutti i muscoli possibili immaginati insieme su questa riga instabile? Quindi sei anche un po' smollata, quindi cioè, un applauso perché veramente riuscire a montare su una linea così tanto molle. Vabbè che si chiama slackline, però ecco. Vuoi provare, amore? Vai. Via, facciamo un cambio. Vale. Eccoci, qui ci abbiamo un po' di commessa in corso. Perché la signorina è partita bene. Però qui mi sa che c'è, ti dico, un po' di competizione, ma se tanta vuole imparare comunque, no? Quindi vediamo se almeno la tecnica. Allora facciamo così, invece di farti partire subito a camminare, controlliamo il tuo equilibrio. Quindi quando vai su, visto che c'è un maschio, dovete vedere anche le gambe più prestanti, allora si prova a salire sia con questa e poi dopo con quell'altra. Quindi vorrei che tu facessi soltanto su e tengo l'equilibrio e poi riscendi. Lega la gamba sotto un po' di più. Ok, respira e poi piano piano ritrova il centro e scendi piegando la gamba. Ok, ottimo, proviamo dall'altra parte. Parti più vicino perché devi essere più vicino, dritto. Fermati. Su, forte. Ci devo prendere fiducia. E uno, e due, e tre. Eccolo lì. Bravissimo. Fai un bel respiro e butta tutto fuori. Stabilizzala. Fermala questa linea, ce la puoi fare. Dai, che ci sei. Prova a far cadere giù la gamba destra, bella morbida. Ok. E ora piano piano piega la sinistra e riscendi. Ok, dai, il check di equilibrio è stato superato, via. Vediamo da soli. Ok. Ci siamo. Io ora non si sa che si chiede aiuto all'altro, vero? Beh che siamo in pace con la natura, però la graffa viene giù tutto. Ale. Dai, piano. Oh, alla fine è un passo dopo l'altro, sì. Poi alla fine ci si arriva in fondo. Non è facile, però è bellissimo. Ecco, è una sfida, immagina, sei partito da una linea di all'incirca 5 metri e ti dico che il record attuale è di 2 km e 222, qualcosa del genere. Quindi, a furia di passi.
però appunto la sfida non può mai avere fine. No, quindi se tu ti appassioni più a camminare le lunghe distanze, quindi tu poi ti vada a specializzare su una parte che è più long line, ovvero una fettuccia che è molto più piccola rispetto ai 5 cm. E avrà quindi anche una differenza di tessitura di materiale che ti dà una risposta diversa in base al tipo di linea che ti piace di più camminare. Quindi se ti piace una bella rigida in modo che tu sia bello stabile, preferisci una che ha meno stretch, che te la monti e sta lì. Okay. Se invece ne monti una, che io sono andata anche addirittura a Los Angeles, al Santa Monica Beach spot, dove praticamente c'erano una trentina minimo di slack montate ogni giorno con questi pali, hanno fatto un calpo di calisthenics insieme a questo campo paradiso della slackline, e c'erano delle linee che venivano montate altissime a 3 metri, ci montavi sopra, erano tipo bungee, quindi boom, arrivi a toccare terra con quanto si strecciavano, e quelle sono linee che hanno una risposta diversa. Poi invece è salita. E cammini sì, come se tu fossi su un amaca, insomma, su una rodeo si chiama quel tipo di linea lì, che si muove con te lungo, insomma, nella camminata, con il piede che fa un po' così. Poi abbiamo invece quelle linee ad alte tensioni che si chiamano trickline, e adesso il nostro amico Pietro ci farà una dimostrazione di come si fa a saltare sulla trickline. Comunque lui ha preso subito, ha sì, capito lui, subito come funziona. Come si fa qua? Spiega. Allora, devi essere bello duro quando salti. Duro, ok. Duro. Okay. Quindi duro di culo, o duro di braccia. Ci siamo. Dobbiamo. Addominali. Ok. E si parte. Da seduto? Puoi partire da seduto o puoi partire di pancia. Lui. Ma in piedi subito? Sei bravo, sì. Oh! E va! Allora è bravo! Allora è bravo! Quindi sulla slackline in pratica si può anche pensare di fare dei salti come al trampolino. Peccato che sono solo 5 cm, c'è da beccarlo nel punto giusto, ecco. Guarda, vai. Adesso hai messo il piede dietro giù, sì. No? E poi sei caduto un po' sì, avanti. Sì, 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 quando sì, lo appoggi, quando lo appoggi il piede dietro, sì. Anche con quello spingi giù, ok? Ah, ok. Perché non se sono tu, appoggiato finito. Se tu, esatto, cioè mettici un po' di peso, che se tu l'avessi schiacciato, allora ti ristabilizzavi e rimani su. Guarda, state andando alla grande. Bravo! Oh, è difficile azzeccarlo col piede dell'altro. È già tanto sta su, eh? Abbiamo smontato tutto, è stata un'esperienza bellissima e i ragazzi bravi. E tutti i muscoli che vi potete immaginare che esistano nel corpo, anche quelli che non ve lo immaginate, si muovono perché c'è, cioè, sono tutto
siamo stanchi. Però bello, 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 molto bello. E noi porteremo avanti. Spider per averci dato l'opportunità di poter provare questa cosa. E porteremo avanti questa, questa passione che mi auguro cresca sempre di più, ma sicuramente sì, perché più lo fai, più non ti riesce, più caschi e più ti ci ritrovi. Sì, sì, sì. E quindi in questi giorni poi ne vedrete delle altre, va? Sì. Ciao a tutti! Ciao a tutti.